Buongiorno a tutti. Ringrazio in modo particolare la dottoressa Ercoli per averci ospitato nella sede del Varazze Club Nautico, che è una sede veramente rappresentativa ed unica. Questa ripresa riassuntiva riguarda la tecnica marghianaresca, l'operatività e la logistica. Questa rappresentazione rappresenta anche se mi raddoppio la rappresentazione rappresenta, però rende bene l'idea, la parte nautica per quanto riguarda le barche, la navigazione, la vela, la parte didattica per quanto riguarda le scuole, un evento culturale in generale per quanto riguarda la signora Calcagno, la responsabile di tutto quanto la parte culturale del comune, rappresentante del comune di Varazze. E la parte naturalmente si parlerà delle navi, della costruzione, naturalmente della gente che c'è sopra, ci vive e quindi dei marinai. Accogliendo il pensiero di far conoscere nella scuola la gloriosa storia nautica varazzina, il conseguente sviluppo e le relative migliorie nel campo dei trasporti, ideato dal presidente del Varazze Club Nautico, dottoressa Marcella Ercoli, e dalla responsabile della conduzione didattica nelle scuole locali, dottoressa Michela Spotorno, reso sensibile al vivo interessamento mostrato assiduamente al caso dall'assessore alla cultura, signora Mariangela Calcagno, e riscontrato con orgoglio di appartenenza l'appoggio del presidente dell'ABNI Gatti, ho scelto in aiuto per un immediato interesse tecnico-visivo l'Archimede Pitagorico locale, il signor Giuseppe Bruzzone, per sviluppare nel limite delle mie possibilità e nell'ambito delle mie esperienze vissute questo breve trattato sulla costruzione di navi, il loro sviluppo e la relativa conseguenza commerciale che si è evoluta nel trasporto. Lascio al giudizio e dall'opera dell'assessore se sia il caso di dare seguito ad una stampa informativa di questa dissertazione scritta ed illustrata. Lascio al giudizio della dottoressa Spotorno se vede il caso l'opportunità di effettuare duplicati del tutto, e lascio ancora al giudizio del Presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Varazzine, signor Dario Gatti, se vuole dar seguito e far divulgare la notizia informativa sulla rivista per addetti ai lavori Marinai d'Italia. Ho preparato, come potete vedere dallo schermo, un piccolo trattato partendo dal trasporto delle merci a mezzo delle barche a remi, tre remi, quadriremi, dal tempo dei Romani, per poi passare in un modo più semplicemente commerciale al gozzo prettamente ligure, per arrivare poi alle navi a vela in se stesso, alle navi a vapore e alle navi portacontainer attuali. Ho voluto mettere, che non si vede lì sullo schermo, ma l'avete sulla rappresentazione scritta che ho dato a ciascuno degli interessati, al direttivo interessato, il timbro di perito tecnico nautico iscritto alla Camera di Commercio di Genova, della quale io faccio parte con un numero ben programmato. Questo timbro non vuol dire che è una perizia in se stessa, la brochure, ma indica un indice di veridicità su tutto quanto andremo adesso ad espletare singolarmente. Nella seconda pagina viene trattato tutto quanto questo argomento con esperienza da Stefano Giacobbe, capitano di lungo corso, comandante, che sono io che ho fatto, sono il primo barco, l'ho fatto da Mozzo e l'ultimo da comandante ispettore generale per quanto riguarda l'Europa. Quindi ho navigato su navi da carico secco, navi passeggeri, navi a vela, navi a motore e turboelica. Quindi l'esperienza penso di fare quattro parole su questi dati e di essere, spero, abbastanza esauriente sul tutto. Una preparazione professionale che soltanto con l'esperienza a bordo diretta di 12 anni di navigazione e 15 di perizia interna sull'Europa posso eventualmente dare. Una responsabilità di lavoro che soltanto le persone serie, come ce ne sono tante in Varazze e nel campo navale, ci sono. Una profonda conoscenza rispetto a quello che può essere la vita di bordo. Purtroppo io ho vissuto sulla mia pelle un incaglio nei Caraibi all'altezza di Porto Spen,
con lo sbarco indenne di quei 500 passeggeri sbarcati tranquillamente su una chiatta senza neanche un graffio. I passeggeri erano americani, bastava un dolore di dente per incolparci. Abbiamo avuto l'incombio dalla Coast Guard. Ho sofferto purtroppo anche un altro incendio davanti a Malaga, dove con tutto l'equipaggio, parte del stato maggiore di coperta di macchina, abbiamo domato un incendio senza che nessuno se ne accorgesse. Al ritorno i passeggeri erano contenti dell'esperienza che avevano fatto. Tanto penso di andare avanti nell'esplicazione a seconda di quanto si possa decidere, di quante ore oppure tempo dare per la spiegazione nelle varie classi. Parlerò della nave, la struttura, gli impianti, le norme di esercizio, la tecnica di manovra, l'organizzazione dei servizi e così via. Dei sistemi di navigazione che ci possono essere in uso, l'ORAN, DECA, l'ossodromica, il circolo massimo e così via. L'ambiente del mare, le sue caratteristiche, il tempo, le previsioni che si devono fare a bordo delle navi quando si devono incontrare località abbastanza tempestose o prevedibili o difficilmente prevedibili. Le norme giuridiche che si ha a bordo del comandante, quali poteri può avere il comandante, l'esercizio commerciale della nave. Ricordiamoci che il comandante è l'unico responsabile della spedizione alla quale l'armatore e o il proprietario affidano tutto quanto, passeggeri compresi. E voglio ricordare nel frattempo una cosa molto sintomatica, che la lingua inglese è di base su tutta quanta la vita di bordo, sia per quanto riguarda la gente di terra, collegamenti con la gente di terra, sia per quanto riguarda i collegamenti con la gente di mare. Passiamo alla tavola numero 3, dove si vede, ho voluto sintetizzare sistemi e soluzioni che fanno diventare il mondo più piccolo. È rappresentata la terra con gli aerei, la nave, il binocolo, la bicicletta, tutto quanto che può essere bene per le varie contatti umani commerciali. Seguendo ancora la pagina 4, ho sintetizzato sempre partendo dalla Liguria come base un esempio. Un villaggio che ha in eccedenza la merce per il quale può produrre tranquillamente la merce data, cavalli, legumi, frutta, verdura, ardesia, sabbia, quello che c'è, e deve spostarlo da un'altra parte del paese. Anticamente si cercava di andare da una parte del paese via terra, però a quei tempi, parlo del 500, dai tempi dei romani sino al 1500, le strade erano molto pericolose per i briganti, per le ruberie, per ladri, erano buie di notte, erano impervie, e si è pensato già da noi liguri, i nostri vecchi, di farlo con un gozzo, il semplice gozzo che a un certo momento era il mezzo di trasporto più semplice che ci potesse essere di allora. Come si vede dagli slides numero 5, pagina 5, il gozzo è rappresentato, che è originario della Liguria e dell'Alto Tirreno, si è poi gradualmente diffuso nelle altre marinerie mediterranee. È spesso impiegato per piccoli traffici e ultimamente per la pesca costiera. Però il gozzo viene particolarmente usato nei porti anche, perché portare per navi all'ancora o navi alla fonda o navi all'ormeggio anche, quando le cucine sono chiuse, per dare un aiuto sia nel senso sanitario che di provvigione vetovaglie, quando la nave è fuori che non riesce a fare con la propria cucina il mangiare per l'equipaggio o per i passeggeri, il servizio di gozzi, naturalmente a motore, supplisce a tutto quanto. Ricordiamoci che il gozzo, che partendo dall'inizio, poteva portare al massimo 8 tonnellate, erano barche da 10-12 metri, quindi se pensiamo che 15 sacchi di cemento che pesano 60 kg gli uni sono 900 kg, ecco che il gozzo era già pieno, così come altrettanti 15 sacchi di caffè crudo, naturalmente 60 kg, andiamo a 900. E lo stesso dicasi con sacchi di farina, che con 60 sacchi di farina, con 15 sacchi di farina e 60 kg l'uno, si arriva alla tonnellata. Però il gozzo è stato il primo trasporto, diciamo, internos. Si è passati poi alla barca a vela, e in questo caso qua ho voluto mettere tranquillamente
le prime barcave, il Leudo. Il Leudo è una barca con un solo albero che ha inclinato verso prora e con vela al terzo. Vedete, questo qua è la pennola, si dice al terzo perché viene issata a un terzo dell'altezza dell'albero, quindi arriva al terzo, poi viene trincata una velatina e un fiocco. Con questo, praticamente, questo tipo di imbarcazione era il mercatino di Aloro. Il mercatino che partiva a carico da una località, veniva arenato su una spiaggia, oppure veniva arrembato a un trampolino, come si usava qui a Varate una volta per i bagni, dove tramite trampolino si sbarcava o si imbarcava la merce o si faceva addirittura il barato. Io sbarco l'aglio, tu mi dai l'uva. Oppure portava sabbia, aglio, sale, uva, vino, terra, ardesia. E tanto così per non è una storia, ma non è una balla, ma è soltanto una storia. Lo stesso Garibaldi, Giuseppe, quando si è ritirato dopo aver girato mezzo mondo nella sua isola di Caprera, ha caricato la terra di Coronada, ha portato l'Eudo sulle spiagge di Cornigliano, allora naturalmente non c'erano le acciaierie, l'ha arenato, ha caricato in terra ubertosa perché era, la terra di Coronada era particolarmente fertile, e ha interrato praticamente tutta quanta Caprera avendo degli ottimi risultati. Passando alla figura 7, pagina 7, abbiamo la Caracca. La Caracca è stata la prima imbarcazione degna di importanza e ha fatto la fortuna dei traffici veneti, genovesi, pisani, portoghesi, spagnoli. Presenta tre alberi, uno al centro per la spinta della barca in se stessa, una sul castello di Prora e una sul castello di Poppa. Le due sul castello di Prora e di Poppa vengono indicate soltanto per l'evoluzione della nave. Questa qua è quella che serve per la propulsione, vela quadra, questa qua piccola vela quadra sul casco di Prora e quest'altra vela altezza sul casco di Poppa. Queste due qua, Prora e Poppa, serve per far rigirare la nave, venire all'orza o andare alla Puglia, mentre quella quadrata serve per fare il moto della nave stessa. Era panciuta in modo che potesse andare tranquillamente nelle varie parti di bassi fondali senza particolare pericolo. L'evoluzione, pagina successiva, pagina 8, l'evoluzione alla caravella, alla Caracca e la caravella. La caravella si distingue dalla Caracca in modo particolare per il fasciame a paro, mentre la Caracca è a fasciame sovrapposto, la caravella a fasciame a paro. Vuol dire che tutto quanto opera viva e opera morta non ci sono dei denti. È molto questo fasciame qua. E rende la nave molto più robusta, ha necessità della nave molto più robusta della Caracca, porta più materiale ed è stata introdotta per primi dei portoghesi. Fu concepita per circonnavigare l'Africa e raggiungere l'India senza dover passare dall'impero turco ottomani. Noi abbiamo come evoluzione naturale, si parte dal Gozzo, quindi il Leudo, poi la Caracca, la caravella, il galeone e il vascello. Tanto così per ricordarci che noi qui in Liguria abbiamo delle radici molto profonde col mare, e se pensiamo ai nostri vecchi che hanno guadagnato il pane non con la terra ma con il mare, con le spedizioni, ricordiamo soltanto alcuni di essi, di loro. Uno è Lanzarote Malloncello di Varazze, che ha scoperto l'isola delle Canarie, il più a nord di tutte le sette, è dato il nome di Lanzarote. Seguito poi Nicolose D'Arecco, che è andato avanti nella scoperta delle Canarie, delle rimanenti isole Canarie, poi Capoverde, poi le Azzorre, e ancora il non conosciuto bene Cristoforo Colombo, che ha trovato la prima terra straniera nel Caribe nel 1492. Dopo di lui ricordiamo ancora, sempre ma per brevità di informazione, Caboto, Sebastiano Caboto a Veneto, non è Ligure, pazienza,
e ha scoperto Terranova e alla ricerca del passaggio nord-ovest, ha esplorato tutto l'Hudson, il Mar della Plata, è arrivato su per il Paraná sino ad arrivare a Assunción. E per l'ultimo, però non meno importante degli altri, un certo signor Ferdinando Magellano, che con cinque navi è partito dalla Spagna ed è stato il primo uomo europeo a circumnavigare tutto quanto il globo terrestre. È ritornato dopo diversi anni, delle cinque navi ne è arrivata soltanto una, la Victory. E su questa Victory voglio fare un appunto. La Victory, che si è dimostrata la più robusta, la più capace, la più tenace, la migliore del campo, era partito da Varazze, una squadra di maestri d'ascia, che è arrivata alle fosse del Guadalquivir, ha risalito il Guadalquivir, è andato su a Siviglia ed ha aggiustato il Victory, l'ha messa in condizioni e abbiamo visto quali risultati ha dato. E ricordiamoci che per tutto dal tempo dei Romani al 200 a.C. con Magone, sino al 1910, la Liguria, in modo particolare Varazze, era famosissima per le barche che venivano costruite. Avere una barca costruita a Varazze equivaleva avere, non dico una Maserati o un Lamborghini, ma la migliore barca in mezzo, che ci fosse navigazione. Ancora da ricordare le nostre radici delle quali dobbiamo essere orgogliosi, specialmente per i bambini, dobbiamo ricordarcelo, che i genovesi, e per i genovesi si intende tutta l'arca della Liguria, perché come oggi diciamo un italiano della Toscana, un italiano umbro, calabrese, allora si diceva un genovese di La Spezia, un genovese di Spotorno, un genovese di qualsiasi altra località, perché Genova era padrona del Mediterraneo. Ricordiamoci che dopo la Meloria, che Genova ha sbaragliato il Pisa e quella della Cursula che ha sbaragliato i Veneti, praticamente Genova, intendo la potenza genovese, è padrona di tutto quanto il Mediterraneo. Un'altra parentesi, sempre per parlare dei Varazzini, che siamo una razza un po' strana, nella Meloria e nella Cursula, nella battaglia c'era anche un certo Aschero, dalle quali abbiamo una vita intitolata a lui, che era al comando di cinque navi, ha partecipato con successo e audacia alla vittoria ligure. Scendiamo alla Goletta, pagina successiva, pagina 9. La Goletta è una barca veramente meravigliosa, nel senso che è facilmente manovrabile, stabile, e è stata la nostra fiore all'occhiello per diversi tempi nel Mediterraneo. Costruita la prima Goletta fu costruita presumibilmente intorno al 1700. L'impiego principale era per la pesca delle barche sui banchi di Terranova, dove sono molto ricchi i pesci, ricchi di pesci, in modo che è una cultura veramente unica e ricca il commercio di questo del pesce. Possiamo vedere lì sulla pagina in fondo a sinistra, questa è la famosa Pandora, la Goletta a gabbiola, vedete che ha fatto una storia, perché la padrona era una ricca armatrice russa, e dopo diverse peripezie di nuovo in giro per il mondo, e ci ha onorato, grazie sempre alla dottoressa Ercoli, della sua presenza veleggiando quest'estate di fronte, pendolando di fronte alle nostre acque. Quella di centro invece è una goletta rafforzata, che è il Palinuro, del quale io ho fatto 6 mesi a bordo di questa nave in tempo della Marina Militare. È una nave in scafo in ferro con gente preparata che va in giro per il mondo in rappresentanza della potenza militare marittima italiana e dei marinai che lì fanno scuola. Seguo poi a pagina 10 il Brigantino. Il Brigantino è una barca maneggevole, snella, dimensioni contenute, 2 alberi, però il Brigantino è quello che è stato il fiore all'occhiello per eccellenza dei cantieri varazzini. È stato costruito praticamente, come dicevo, con l'evolversi del tempo, dai tempi dei Romani, sino al 1912,
dove abbiamo ancora da qualche parte, in qualche negozio, con qualche persona, ha una foto della barca in costruzione qui alla foce del Teiro. Praticamente Varazze ha vissuto sulla costruzione delle barche per tutto quanto i primi del 1900, 1910, 1912, 1915. Era un brulichio di lavoro continuo. C'erano 13 cantieri navali, dai più piccoli ai più grossi. C'era una fucina per le ancore, perché ogni barca, si intende nave, aveva necessità di una particolare ancora e grandezza, dimensione e capacità di mordere il fondo. C'erano le corderie per costruire tutti quanti il cordiame dei velieri. C'erano le fabbriche di cotonini per le vele. C'erano, oltre che le cartiere, perché la barca deve andare anche con i documenti di affitto, di permesso, di lode, di caricare, di avere tutte quante quelle che chiamiamo adesso le polizze di carico, cioè di prendere con responsabilità il carico da trasportare da una parte all'altra del mondo. C'erano ancora delle chiuderie, la fabbrica per bozzelli, per paranchi, insomma era un brulicare di lavoro e naturalmente un brulicare di soldi che giravano e ci si arricchiva a quei tempi, adesso un po' meno. Andiamo alla pagina 11, dove si parla dei trasporti marittimi. Allora, vediamo che è utilizzato, la barca a vela ha preso sempre più piede e naturalmente si è sempre ingrandita per trasportare sempre maggior carico. I più famosi, il culmine del periodo bellico si ha con i clipper. I clipper erano barche a tre alberi che americani, poi copiati sfacciatamente dagli inglesi, i quali l'hanno migliorati e andavano tranquillamente dalla parte d'Europa sino dalle parti del Pacifico, dall'Atlantico e del Pacifico, sino ad arrivare nel Far East. E nel Far East, dove l'Inghilterra aveva particolari scambi commerciali di tè, di spezie e così via. Il più famoso dei clipper naturalmente è il Cathy Sark. Il nome deriva, è particolare ed è bene chi non lo sa di metterlo nella propria mente. Cathy Sark nella lingua scozzese vuol dire camiciola femminile da notte. Come mai Cathy Sark? Perché un padrone di navi, un costruttore di navi inglese, dopo aver fatto bisboccia in un pub in inglese, va a casa a cavallo e passando attraverso un bosco incontra un gruppo di streghe. Di streghe urlanti che gli vanno dietro perché se lo vogliono mangiare. Cerca di fuggire a sprombattuto verso casa, quando la più indemoniata delle streghe gli si avvicina e riesce a prendere un ciuffo dalla coda del suo cavallo. Allora, mentre il padrone si gira per vedere chi è la strega, vede la camiciola e dice: che bella camiciola, che bella Cathy Sark. La strega da questo complimento si inorgoglisce e si tramuta in una splendida fanciulla. Lui arriva a casa e fa un veliero a tre alberi e glielo dà il Cathy Sark. Vedete che l'originale Cathy Sark è ancora adesso ormeggiato a Greenwich, nella banchina della sezione della National Maritime Museum, e rimane come emblema della navigazione inglese. Venendo ancora più grosso, ingrandendosi maggiormente lo sviluppo velico, si arriva alle windjammers, cioè quelle navi, windjammers vuol dire cattura vento, quelle navi che anziché 5 vele quadre sugli alberi, dai 6, 7, metteva lateralmente le varie vele supplementari ai lati dei pennoni, in modo da catturare il più possibile il vento che andava a incontrare durante i suoi viaggi. Abbiamo qui in foto il Vespucci, che è una nave particolarmente splendida, dico splendida perché viene curata ogni tot di tempo
nei cantieri della Spezia, dove viene accurato ogni minimo particolare ed è l'emblema della nostra nazione per il mondo. Girando a pagina 13 vediamo lo sviluppo. Siamo già qui là? 13, ecco, è lo sviluppo della nave a motore, cioè nel 1825 viene usata per la prima volta la trazione meccanica con la macchina alternativa dei treni. Sviluppo poi piano piano viene introdotto anche sulle navi. Sulle navi vediamo queste tre navi, partendo da sinistra, sono navi passeggeri da carico secco, specialmente quella di mezzo più grande della prima, e per l'ultima una mezza nave passeggeri che porta più passeggeri che carico. Forse ritornando indietro, che ho saltato la pagina del veliere, quello qua, questo qua volevo far vedere la tempra della nostra gente quando andava in giro per il mondo. Qui vediamo un veliere che sta doppiando Capo Horno e vedete gli uomini a riva posano i piedi su quella ghia con la sagola, quella spessore di cavo che si chiama marciapiede, e viene il vento, naturalmente viene dalle loro spalle, quindi il vento spinge gli uomini contro il pennone, li aiuta a fare la manovra di imbrogliare le vele. Stanno imbrogliando, vedete che alle spalle hanno già l'albero, che è già il pennone, che è già imbrogliato. Stanno scendendo verso il basso, perché passando per Capo Horno, dove abbiamo perso purtroppo anche noi liguri, diverse navi e diversi uomini, tenevano in forza soltanto le basse vele per governare meglio la nave, perché le alte avrebbero rischiato di sradicare e di spaccare gli alberi e quindi andare alla perdizione. Andando a pagina 14, vediamo che l'evoluzione è ancora non soltanto nella macchina alternativa, ma nella turbina, una turbina a vapore e una turbina turboelettrica, e vedete che in modo particolare è stata sviluppata durante l'ultima guerra, perché le navi con le turbine erano più veloci e più maneggevoli. Scendendo poi ancora la pagina 15, dove vediamo che da parte il top è venuto con energia a propulsione nucleare. Però essendo di un certo avendo un certo costo e dispendioso, viene particolarmente adibito sulle navi da guerra, sottomarini, portaerei, hanno un'autonomia veramente limitata con una certa sicurezza. Andando a pagina 16, ritorniamo alle navi passeggeri di un certo livello, che si sono sviluppate sempre per necessità di trasporto, e vediamo l'Achille Lauro. Ricordiamo che l'Achille Lauro è stata la prima nave passeggeri ad essere sequestrata dagli arabi e poi è stata liberata da una squadra del Mossad israeliano. Va in giro per tutto il mondo senza nessun problema. Ricordiamoci ancora che per accorciare le distanze dal Pacifico, l'Atlantico, quindi alle Indie e Far East, è stato il primo a passare, come abbiamo detto, e da una parte all'altra, è stato Magellano che ha scoperto il passaggio leggermente a nord di Capo Horno. Qui c'è Capo Horno, poi a un certo momento a nord 3000 c'è un passaggio che Magellano, venendo giù lungo la costa del Brasile Argentina, il primo passaggio è durato 2 mesi, poi l'ha trovato. È un canale che riesce, senza dover incontrare i venti contrari del Pacifico e dell'Atlantico, questo è il punto peggiore, Capo Horno, non è riuscito a trovare questo canale che passa su abbastanza in tranquillità. Dico abbastanza in tranquillità perché lì bisogna scendere, a quei tempi bisognava scendere a terra e spingere con la forza delle braccia dei marinai in terra e tirare sulla nave, non era un lavoro da poco. E poi è venuto poi il canale di Panama, attivo dal 1914, e adesso, proprio ieri, sono partiti i lavori per fare un altro canale in competizione con quello di Panama dal Nicaragua, molto più semplice, molto più onesto, ma però redditizio, e quindi in competizione con quello di Panama. Andando a pagina successiva, pagina 17, vediamo una nave da carico che praticamente è stata in funzione sino a tutto quanto il 1970-71.
perché poi è stata soppressata dalle navi container. Però con questa nave qua, dove io ho fatto sino primo ufficiale e comandante su Giovanna, che è una nave simile, vedete ci sono i bighi. Allora l'imbarco, lo sbarco delle merci, le operazioni commerciali venivano tutte quante eseguite tramite bighi. I bighi è una specie di mancina di bordo che, pescando un bigo nella pancia della nave che si chiama stiva e l'altro bigo lungo la banchina, imbarca o sbarca la merce che è stata programmata per essere trasportato. Nella parte di sinistra è schematizzato come è composto il bigo, vedete l'abro maestro, poi il bigo se stesso tenuto su da quel cavo d'acciaio che si chiama amante, quell'altro che va giù nella stiva che si chiama pescante e quelli laterali che servono per orientare il bigo che sono gli ostini. Si poteva portare sino al massimo di 3 tonnellate con i bighi normali, mentre sull'estrema destra, vedete, è un bigo di forza. Con quel bigo lì, rinforzato con particolari vericelli, con particolari funi di un certo spessore, poteva portare, sollevare sino a 30 tonnellate. Era il massimo che poteva portare un bigo di forza. Però, tanto per paragonare, quello che c'era sino al 1970, a quello che abbiamo oggi nel 2013, questa nave qua, quando faceva operazioni commerciali e sbarcava o imbarcava la merce, aveva una resa, vuol dire per una mano, era come, è un'equipe di sbarco e imbarco composta da 8-10 persone. Lavorando tutta una giornata faceva 60 tonnellate, 6-0, che fossero caffè, saccheria, merce varia. Oggi con un container, 3 contenitori da 20 sono 60 tonnellate. Al termine della Spezia fanno 60 contenitori in un'ora, vuol dire un contenitore ogni minuto. Quindi ecco, siamo arrivati, quello che abbiamo detto fino adesso è la storia. Adesso andiamo nella cronaca. Partiamo con le navi grosse, le casiere, le petroliere, navi passeggeri. La più grande adesso petroliera è la TT Europe con 30 persone di equipaggio e è un giramondo che porta una quantità elevatissima di petrolio. La più grande dei passeggeri attualmente oggi è la Allure of the Sea, vuol dire lo sciame dei mari, è lunga 400 metri e porta 8.500 persone, 7.000 passeggeri e 1.500 di equipaggio. Andando alla pagina successiva, pagina 19, arriviamo al container. In italiano contenitore, però il termine internazionale è container. Containers, plurale. È uno scatolone di ferro standardizzato, nel quale dentro ci sono tutti i tipi di merce. Viene nominato INTEU. TU in inglese, perché Transport Equipment Unit, come noi abbiamo per il liquido il litro, per il solido il chilo, per il contenitore abbiamo il TU. Il TU può essere, il maggiore tipo di contenitore sono da 20 piedi e da 40 piedi, riferendoci sempre alla lunghezza, perché ripeto, le dimensioni larghezza e altezza sono standard, 8 piedi, 8 piedi di altezza, 8 piedi di larghezza, poi 20 piedi di lunghezza o 40 piedi. Tanto per avere un'idea di quello che portava il gozzo, una tonnellata, al giorno d'oggi noi abbiamo una tonnellata e 1.000 kg. 20 tonnellate sono 20.000 kg, 10.000 TEU, che è una barca che le portava sino a ieri, per 20 tonnellate sono 200.000 tonnellate. Oggi una nave moderna da 19.000 TEU, ho preso ad esempio 18.000 TEU, per 20 tonnellate sono 360.000 tonnellate. La barca 360.000 tonnellate per 20.000 kg sono 720 milioni di kg. Quindi una nave come quella da 19 Teus porta qualcosa come 720 milioni di chili. Andando alla pagina successiva, noi abbiamo due tipi di navi particolari nei containers. Cioè la prima, che da 19.000 TEU sono le navi giramondo, cioè le navi che portano al massimo 19.000 TEUs e toccano i porti principali di tutto quanto il continente terracqueo.
toccando soltanto i porti principali, poi nel secondo tempo arrivano barche più piccole, come vedete in basso a destra, che portano dai 50 ai 500 tios, cioè prendono dai vari porti principali e li portano, nei porti portano i contenitori nei porti secondari. La più grande nave giramondo adesso, attualmente, il portacontainer, è la Ebbe Maersk, da 19.000 teo. Ricordiamoci che stanno facendo adesso, qui a Vado, il terminal della Maersk, che per avere appunto il potere di accogliere all'accosto queste navi. Come comprensibile, queste navi hanno bisogno di un pescaggio particolare, addirittura sui 20 metri. Questo lavoro che stanno facendo a Vado è di prolungarsi verso il mare aperto per avere un pescaggio sufficiente per accogliere le navi di questa dimensione. Andando a pagina ancora successiva, 21, si è parlato della navigazione oceanica, Mediterraneo e naturalmente quella fluviale. La più vicina a noi qual è? Voglio ricordare la più semplice, proprio a un passo da noi, che è quella sul Rodano. Il Rodano nasce in Svizzera, entra nel lago di Ginevra, dove nel lago di Ginevra c'è naturalmente barche che fanno navigazione turistica, esce ed entra in Francia, a sud-ovest, incontra la Saona e a Lione, dove a Lione si sviluppa un porto veramente di una certa importanza di contenitori, collegato con ferrovia, col fiume, e quindi giù, scende giù, il Rodano scende giù attraverso vigneti, attraverso campi ricchi di ogni tipo di frutta, di legumi, scende giù sino lungo la Saona e lungo la Valencia di Donne, arriva da Avignone, arriva sino praticamente a Foss, e Foss è quindi in Marsiglia. L'altro che di una certa importanza, naturalmente, il Senna, che tocca a Parigi e arriva su a sfociare nel Mare del Nord con Le Havre e Rouen. Un'altra navigazione fluviale degna di importanza, che non è marcata lì ma sarà sulla prossima mia presentazione, è da ricordare a New Orleans la navigazione su Mississippi, dove praticamente fa chilometri e chilometri per entrare all'interno e sfocia poi nel Golfo del Messico. Uno dei più famosi piloti del Mississippi, naturalmente, è Mark Twain, il famoso umorista americano che molti di noi conosciamo. Io non ho portato, ecco, Giuseppe, se vuoi inquadrare un attimo l'interporto. Dunque, noi tra un porto e l'altro abbiamo delle località dove vengono stoccati si intende depositati per una successiva movimentazione la merce nei containers, dove verranno in questa località svuotati e riempiti a seconda della necessità dell'operatore. Abbiamo lì sul tavolino una semovente, vedete quella macchina con attaccato un contenitore da 40, l'attrezzo che tiene sollevato il contenitore si chiama spreader e può sollevare un contenitore da 40 che porta 42-45 tonnellate e lo sposta quando è all'interno dell'interporto, dove deve essere caricato o su vagone o su camion oppure direttamente portato all'imbarco. Qui adesso sullo schermo visivo potete vedere una nave dell'Amburgo che sta lavorando allo sbarco dei containers. Quelle mancine che sono sovrastanti alla nave si chiamano transtainer, sono quelle che ci permettono di prendere un contenitore da 20, uno da 40 o due da 20 insieme e dare una resa alla rendita di quello sbarco in barco di, ripeto, 60 contenitori in un'ora, vuol dire un contenitore ogni minuto. Nella figura a basso si vede la nave
che prende, si vede il trastainer che prende il contenitore, lo porta in banchina. Dove? In banchina può essere messo su camion per andare, e si chiama sbarco diretto, per andare direttamente a destinazione. Può andare a Piazzale e quindi va su Ralla, o può andare direttamente su treno e, dopo, e quindi essere spedito via per ferrovia. Di questo io ho una delle brochure che mi sono venute da Amburgo, ma una gentile concessione della capontesta signora Battistello, che è la responsabile di tutto quanto la Conship, l'organizzazione Conship nel mondo. L'organizzazione Conship nel mondo è quasi quanto la Pagloid, perché copre praticamente tutto quanto le parti principali, i porti principali mondiali. Come dicevo, l'interporto. Quando noi abbiamo una nave che sbarca, naturalmente tutta la merce non può stare nel porto, ma perché altrimenti sarebbe ingolfato, e viene trasportata in un interland, cioè all'interno del paese, dove ci sono questi piazzali che vengono raccolti i vari contenitori. Noi qui a più vicino abbiamo Rivalta, Torino, Piacenza, Padova, e i contenitori, i containers vengono, che non vengono presi diretti in porto, arrivano in questo interporto di Rivalta, ad esempio, dove c'è collegato con la ferrovia, dove il cliente può andarsela a prendere direttamente nel piazzale, o svuotati e messi nei capannoni e si va a prendere la merce nei capannoni. Praticamente lavora a tutti gli effetti come un porto interno, un porto che è in terraferma. Proseguendo si arriva poi all'intermodalità. Che cos'è l'intermodalità? Sentiranno i ragazzi parlare di intermodale, parola grossa, però è molto semplice. È tutto quello che si può trasportare tramite ferrovia, camion, aereo, fluviale, nave, tutto quello che viene trasportato in modo di portare la merce in giro per il mondo. Chi orchestra tutto questo sviluppo dell'intermodalità è la logistica. Ci sono delle scuole appunto per fare in modo di spostare, importare, esportare, ricevere, dare la merce, perché non ho detto che un produttore che ha una piccola quantità di merce dice non posso fare niente. No, se va in un interporto dove la sua merce verrà abbinata ad altre merci, e con altre merci fanno un contenitore, riempiono un contenitore. Questo contenitore con insieme merce per la stessa destinazione arriva nel porto di destino, dove viene svuotato e ogni persona si prende la propria merce. Per spiegare meglio ai ragazzi con due semplici frasi, come dicono import e export, è molto semplice dire equivale a comprare e vendere. Cioè, io quando compro importo e quando vendo faccio l'export. A seconda che la nazione importa e esporta, è la richiesta della nazione stessa. Vedete qui nelle fotografie, come dicevo prima, una semovente che trasporta un contenitore della 40, in cima a destra è il transtainer dove si vede la cabina di guida dell'operatore, poi c'è più basso un forklift, perché, come dicevo, è la merce che viene messa su quel pezzo di legno che si chiamano pallets, viene messa lì sopra, inquadrata, e quindi con quello mezzo di forklift, il forklift può entrare e uscire dal container, quindi si può riempire un container direttamente entrando con il forklift, posa il pallet, esce fuori e così svuota o imbarca o riempie il contenitore. Nella parte in basso vediamo sempre che con la stessa raffa sta facendo un treno blocco. Io a questi punti qua posso fare direttamente un treno che da Genova, dalla Spezia, da Vado, mi arriva direttamente ad Amsterdam o a Rotterdam o a Marsiglia, perché lo metto su un treno tutto di contenitori con la stessa destinazione e si chiama appunto treno blocco. Arrivare alla pagina 25. L'Italia stiamo operando per fare anche con tante contestazioni il terzo valico. Se riusciremo a farlo, se riusciranno a farlo, se avremo la possibilità di vederlo, penso che sia un'opera abbastanza importante, con tutti i pro e i contro che si vanno a incontrare con la trivellazione delle montagne. Però una volta fatto quel poco buco che c'è tra Rivalta e Tortona, e la Liguria, Novi Ligure, noi praticamente sblocchiamo, potremmo eventualmente fare l'ottavo, il treno ad alta velocità, che
è macaronico dire alta velocità, perché treno ad alta tecnologia, nel senso che, come dicevo prima, un treno a blocchi che va da tutte le parti del mondo. Cioè, partendo da Rivalta, sempre partendo dall'altra parte opposta dell'Appennino, dove si è bucato, si può arrivare tranquillamente a Lione, dove abbiamo visto che Lione si arriva anche a Marsiglia, o si può arrivare a Lisbona, e da Lisbona tranquillamente sino a Kiev, dove adesso vedete che c'è la guerra perché vogliono allearsi, entrare in Europa, dove sembra che il mercato sia più ricco. E questo è il corridoio numero 5. Mentre dal corridoio numero 24 è quello che va direttamente a Rotterdam, Amburgo, e ricordo che è già un anno che Amburgo, parlando con quella signora Battistello, è un anno che sta facendo il treno bisettimanale con la Cina. Quindi l'economia di import e esport con la Cina è veramente al massimo grazie a questo collegamento ferroviario. Ho voluto chiudere come da cartone animato di Walt Disney, That's all the folks, questo è tutto gente, ho voluto dire non, questo è tutto non amici, non bambini, ma gente, in modo che da prendere la larga come ha fatto Walt Disney durante i cartoni animati. E in fondo mi sono permesso di firmarlo da parte mia come Stefano Giacobbe, con l'aiuto della dottoressa De Donatis, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova. Questo è tutto.